ritrovati al consueto appuntamento con il Fatto del Giorno. Giovedì a Ragusa si apre a tutto volume la 10ª edizione, una rassegna che ormai è entrata nel cuore della città, ma non soltanto della città, della cultura e degli appassionati dei libri della Sicilia e anche dell'Italia, perché calamita e polarizza sempre di più l'attenzione. Con Ragusa per 4 giorni capitale del libro, dell'editoria, ma anche della letteratura, della saggistica, insomma di tutto ciò che appare nella vastissima rassegna di iniziative, di eventi e codi libri con i quali sarà possibile confrontarsi e cimentarsi. 10ª edizione abbiamo detto, grazie ad Alessandro Di Salvo, ideatore di questo miracolo, insomma di questo evento, il cui segreto la volta scorsa abbiamo cercato di spiegare, magari ora ci torneremo, e direttore artistico della stessa manifestazione. Intanto in ogni manifestazione, in ogni evento che cresca, che si consolidi, il 10º anniversario è una tappa importante, no? Intanto già dà l'idea, no? Della profondità, cioè della non estemporaneità, della non effimerità, se così si possiamo dire, e ovviamente si va avanti appunto per la costruzione ulteriore di nuovi traguardi. Com'è stata questa 10ª edizione? Sì, intanto insomma ovviamente già dallo scorso anno che fu un successo clamoroso, già appunto si parlava di questo importante compleanno. Chissà l'anno prossimo cosa inventerete per la 10ª edizione. Infatti, ripeto, le attese erano tantissime, per cui dico sempre che questa è stata forse l'edizione più difficile, perché un po' bisognava continuare a superare se stessi e non è facile. Intanto abbiamo fatto un giorno in più. Noi di solito partiamo il venerdì, quest'anno partiremo il giovedì, proprio per dare ulteriore spazio ad altri autori in più. Infatti penso che mai in 10 anni c'era stato un numero così alto di incontri, e fra l'altro vogliamo valorizzare giovedì, faremo questa specie di festa di compleanno simbolica in un luogo particolare che non era mai stato utilizzato, che è l'ex City a Ragusa, il cuore verde di Ragusa, che un po' anche l'amministrazione ha intenzione di fare vivere, quindi ci ha anche chiesto un po' di valorizzare questo posto con una manifestazione che, come diceva, è sicuramente entrata nel cuore della città, ma di tutti. Mi hanno chiamato proprio in questi giorni dall'ufficio turistico regionale chiedendomi di mettere sul sito una mappa, perché erano così tante le telefonate da gente non di Ragusa che non sapevano come spiegare tutti i luoghi, perché noi abbiamo anche questa particolarità di più di 20 location diverse, per cui è tutto il centro storico che vive. Alcuni posti magari non si sa, non sono, ecco, sono tutti vicini, ma magari non immediatamente individuabili. Ecco, allora intanto c'è qualche aspetto in particolare, magari a mo' di esempio, dove si possa cogliere, come dire, quel di più che vi siete sforzati di dare a questa 10ª edizione in quanto 10ª edizione? Sicuramente abbiamo fatto degli eventi speciali che non avevamo, gli altri anni erano stati un po', ecco, magari solo uno, invece quest'anno avremo diversi eventi speciali. Innanzitutto la cinquina dello Strega a Ragusa. Questa è una collaborazione con la Fondazione Bellongi, che chiaramente non è possibile quando sei alla prima o seconda edizione, ovviamente è una grande responsabilità. Pensate che la cinquina verrà annunciata 2 giorni prima, e quindi la prima uscita ufficiale, diciamo, fuori Roma sarà fatta proprio a Ragusa con i 5 finalisti del premio Strega, ma anche il direttore della Fondazione Bellongi, e questa è una cosa molto importante. BUR, la Biblioteca Universale Rizzoli, che quest'anno festeggia 70 anni e farà soltanto pochissimi festival, perché ha deciso di concentrarsi sulle librerie, e uno di questi festival sarà a Ragusa, quindi faremo una festa anche per i 70 anni della BUR. Un altro evento speciale sarà dedicato a Sebastiano Tusa, appunto, che come sappiamo è scomparso recentemente, e che aveva chiesto se erano già avviati i contatti per presentare il suo libro nella rassegna. Lui è venuto a mancare, ma abbiamo deciso di non fare mancare il libro. E poi insomma tantissimi eventi, perché c'è sempre anche, come posso dire, la voglia di rinnovarsi. Dico, a me, una volta parlando col grande allenatore Velasco, gli ho detto: ma è vero che squadra che vince non si cambia? Ho detto: no, squadra che vince non si stravolge, ma bisogna sempre cambiare, perché gli altri si rafforzano. E allora
a tutto volume non è più la tutto volume di 10 anni fa, è cambiato ed è giusto che insomma piano piano si evolva. Penso, ecco, sono molto soddisfatto perché, ecco, credo che un festival completo, nel senso che non ci siamo fossilizzati, non siamo, ma questo non era mai successo, sulla pura letteratura o solo sulla cronaca, c'è un po' di tutto, come dico io, dalla Fornero a Frankie Energy, mi pare che due personaggi più lontani di così non riusciamo a immaginarli, insomma, oltre 40 appuntamenti, ce n'è veramente per tutti i gusti. Ecco, a proposito di questo raffronto, ecco, fra i nomi, fra questi presunti opposti, vogliamo così fare qualche altro esempio così sui nomi, anche a mo' di accenno un po' attraente, sì, ed evocativo, senza pretesa di completezza ovviamente. Ma allora, noi apriremo con Valerio Massi, intanto abbiamo deciso di aprire e chiudere, diciamo simbolicamente, con una ventata di ottimismo, cioè guardando alla grandezza del passato della nostra Italia e anche a un possibile futuro. E tant'è che appunto Valerio Massimo Manfredi parlerà proprio del sentimento italiano, quello che ci ha reso grandi, e Ferruccio De Bortoli parlerà del suo libro in cui diciamo spera ancora, che cioè, immagina ancora un futuro roseo per l'Italia, cioè immagina che ci siano motivi per poter ancora credere in questo paese. Quindi voglio dire, è giusto che anche il festival trasmetta questo tipo di messaggio. Quindi Ferruccio De Bortoli, Valerio Massimo Manfredi, e in mezzo tantissimi nomi, dai grandi romanzieri come Maurizio De Giovanni a Simonetta Agnello Orbi, il giornalismo d'inchiesta con Floriana Buffon e Attilio Bolzoni, quindi il caso Montante, i Casamonica, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, come dicevo la professoressa Fornero che spiegherà anche il perché di questa riforma, quindi ci sarà anche un confronto penso molto acceso visto che così tante polemiche ha scatenato. Ci interrogheremo sulla fine della sinistra in Italia con un ospite d'eccezione che è Massimo D'Alema, che dialogherà con Antonio Padellaro e Silvia Truzzi proprio sulle cause, ecco, in questo libro C'era una volta la sinistra. E poi insomma tantissimi autori, Michela Marzano, una cosa molto carina è che qualche autore anche importante si è proposto anche come conduttore, quindi avremo anche, non solo, cioè ci saranno incontri in cui sarà il conduttore sarà tanto famoso, tanto interessante quanto il conduttore. Poi abbiamo due momenti anche, voglio dire, non proprio tradizionalmente di presentazione di libri. Noi la sera, essendoci anche tantissima gente, avendo fatto tutto il pomeriggio di presentazioni, facciamo degli incontri che non sono vere e proprie presentazioni. Quindi per esempio ci sarà un incontro sulla violenza domestica, anche questa purtroppo recentemente proprio a Ragusa di grande attualità, con Simonetta Agnello Orbi che proprio dalla sua esperienza dei tribunali racconterà una serie di episodi di violenza domestica in un reading accompagnato da musica molto interessante. Ci sarà un reading sulla follia in carcere con Francesco Montanari, famosissimo attore che tutti conosciamo, ma con anche Nicola Gratteri che parlerà proprio dei dranghetisti che si fingono pazzi, Roberto Laimo che ha scritto un libro sui pazzi di Palermo e Antonella Bolelli Ferrera che ha curato questo libro appunto che raccoglie tutti i racconti dal carcere sulla follia. Quindi ecco, cerchiamo di spaziare, per esempio ci sarà un incontro molto interessante sulle fake news in alimentazione, tante cose che pensiamo facciano male in realtà non lo fanno per niente, internet a volte diffonde notizie totalmente infondate, ci sarà anche spazio per la scienza, insomma io credo che veramente chiunque voglia venire troverà sicuramente un modo per ascoltare il suo scrittore preferito, per approfondire certi argomenti, perché alla fine penso che diciamo uno dei motivi principali per cui si fa il festival è quello anche di avere l'opportunità di entrare meglio dentro le cose. Mi piace moltissimo quando finiscono gli incontri, la gente non si alza ma continua a dialogare con l'autore o fra di loro o a litigare in piazza, cioè questa riscoperta della piazza e dello stare assieme credo sia il più grande successo di A Tutto Volume. A me piace moltissimo questo, al di là dei libri che si vendono, dell'importanza degli autori, mi piace il fatto che noi a mezzanotte finisce l'ultimo incontro, ma fino all'1, 2 di notte c'è ancora gente lì,
Alcuni sicuramente bevono, mangiano, ma c'è chi ancora discute degli argomenti e spesso è accaduto in passato che tematiche emerse del tutto volume sono diventate tematiche di scontro politico in città, di cambiamenti, di movimenti, voglio dire, di, come posso dire, di smosse, non so come dire, sì, di scuotimento, sì, ecco, della coscienza, del scuotimento della coscienza. Se oggi parleremo con Cristina Cattaneo, appunto, dei naufraghi senza volto, Cristina Cattaneo è uno degli appuntamenti di punta del festival, lei è il medico legale che sta curando tutti il riconoscimento dei più grandi disastri aerei della strage di Lampedusa, quindi si è occupata del proprio del medico legale di quel caso e quindi diciamo non potevamo non occuparci di immigrazione vivendo qui, quindi è giusto secondo me che il festival prenda i libri come occasione per approfondire, occasione anche per stare assieme, perché ripeto ci sono anche le cose più leggere, per divertirsi e appunto è per avvicinarsi alla lettura. Quindi questa presenza dei finalisti dello Strega, ecco, potrebbe essere, come dire, un nuovo avvio, ecco, per un salto di qualità, per una crescita anche per il futuro. Sì, insomma, noi, ecco, se la cosa andrà come immaginiamo, insomma, se loro saranno contenti della collaborazione, credo che ogni anno si potrà avere questo, che è molto complicato perché pensate, noi ancora dobbiamo fare i biglietti perché ovviamente, certo, non si sa chi ancora sono. Siamo ai 12 semifinalisti. Ancora siamo ai 12 finalisti, quindi noi il mercoledì sera si saprà. E il giovedì dovremo trovare 7 posti negli aerei per i 5 finalisti più responsabili della Fondazione Bellonci, perché l'indomani già saranno da noi. E infatti non possiamo neanche mettere in programma i nomi, ma insomma sicuramente siamo convinti che comunque l'essere nella cinquina è già un grandissimo motivo. Veramente l'anima di A Tutto Volume tifa per qualcuno tra i semifinalisti attuali dello Strega? No, assolutamente. Devo dire che, se devo essere sincero, ho letto qualcuno dei 12, insomma, ho le mie preferenze, però ecco, non tifo. Espidiamo. No, più che altro vorrei che alcuni dei 12 fossero a Ragusa, anche per quello che rappresenta, insomma, perché alcuni sono dei nomi molto importanti. Tanto per capire ovviamente di cosa stiamo parlando, ma chiunque ami i libri conosce lo Strega come conosce il Campiello e tanti altri premi, anche se non dello stesso livello, ecco. Lo Strega fu vinto da Bufalino nell'88 con Le menzogne della notte, cioè Bufalino già al settimo anno di notorietà, perché il primo fu col Campiello, sostanzialmente la rivelazione di quell'anno, e allora il 61enne Bufalino si fece conoscere anche a tutti coloro che non lo conoscevano, alcuni lo sapevano, insomma, che magari custodiva, sì, qualche segreto prezioso, però è chiaro che fu una rivelazione, sì, appunto, la popolarità. 7 anni dopo vinse Lo Strega con Le menzogne della notte. Torniamo al programma di questa decima edizione, entriamoci un po' più nel merito. C'è una qualche linea guida generale che vi siete dati, come dire, nella scelta di ciò che già in gran parte abbiamo illustrato e a cui abbiamo accennato, proprio per dare un'impronta anche unitaria? Allora, no, devo dire che io ricordo che la prima riga del primo comunicato del primo anno iniziava proprio a dare voce a tante voci, e questo è l'obiettivo di A Tutto Volume. E in effetti il pluralismo, diciamo, sia da un punto di vista ideologico che editoriale, è sempre stato il nostro faro. Ecco, poi naturalmente dipende anche dal tipo di libri che escono in quell'anno, non abbiamo mai una tematica precisa. La nostra idea è appunto vedere un po' nel panorama editoriale italiano, che è vastissimo, pensate, più di 60.000 titoli l'anno escono, quegli autori che si sono fatti notare, quegli argomenti, quei libri di cui si è parlato, e anche chiaramente quelli che hanno venduto di più, però con un certo rigore dal punto di vista della qualità, nel senso che, per esempio, ma non voglio fare, ecco, non voglio entrare nel merito, ma non abbiamo mai ospitato libri di calciatori o piuttosto che libri di ricette di personaggi televisivi o youtuber, ma non sto dicendo che fra 10 anni, non, magari, però capita che youtuber di 16 anni siano primi in classifica, magari per 1 o 2 settimane, ma a noi non interessa. Ecco. Quindi la nostra scelta è, da un lato, quello che il pubblico ama, sicuramente abbiamo libri, da molti libri di quelli che stiamo presentando sono stati o sono nella top 10 dei 10 libri più venduti, sicuramente, quindi non c'è nessun intento, ecco, voglio dire, snobistico, di scelte elitarie,
sono tutti autori molto popolari, però con un certo rigore nostro di qualità, anche perché da alcuni anni io mi avvalgo dei direttori ospiti, cioè oltre agli autori che scelgo io, ci sono, quest'anno saranno addirittura 5 importanti autori che fanno degli inviti a loro amici, quindi amici o libri che hanno amato, nel senso che appunto si occupano di una sezione del festival scegliendo personalmente senza che io, ecco, mi informano, ne discutiamo, però secondo il loro gusto, ecco. E quindi fra le mie scelte e quelle dei direttori ospiti si viene a creare questo programma che, ripeto, si cerca ogni anno di fare il più variegato possibile, poi qualcuno ci vedrà quello che ci vuole vedere, insomma, se c'è una linea, ma ecco, non c'è mai una tematica dell'anno, se non appunto l'unico rigore è sulla data di uscita, i libri devono essere successivi all'ultima edizione del festival, quindi diciamo da luglio dell'anno scorso fino a quelli che, alcuni sono usciti addirittura, il libro del professor Galli della Loggia è uscito il 6 giugno, cioè, il povero conduttore era disperato perché dovrà studiarlo in una settimana. Per quanto si trovi nei libri complessivamente, nella produzione editoriale libraria, c'è tutto il pluralismo possibile in questa rassegna da un punto di vista politico, culturale, civile, sociale? Questo non so dirlo, ecco, proprio oggi è uscito un comunicato. Sì, ecco, allora diciamolo, c'è un movimento politico locale di destra, cioè, chiaramente è tale, perché tale sì, ecco. È anche su posizione, come dire, sovranista, insomma, francamente non che conosco. Si conoscono anche nella destra, che vi accusa, ecco, di essere, diciamo, di parte, di non avere dato spazio ad autori di destra, ma non è che ce ne sono troppo pochi? No, allora io appunto devo dire che noi, appunto, nessuno ha la pretesa di essere, ecco, perfetto, tutto è migliorabile, alcuni autori, per esempio lui si fa riferimento ai sovranisti, cioè, posso dire a questa persona, ripeto, che non conosco, per esempio Diego Fusaro è stato per 2 anni nostro ospite. Ora quest'anno è un sovranista di sinistra. Cioè, quindi no, voglio dire, appunto, che lui parlava di euroscettici, si parlava nel comunicato di euroscettici, eccetera. Fusaro è stato nostro ospite. Non penso, ecco, che ci sia tutta questa. Ripeto, bisogna vedere anche che libri vengono pubblicati. Noi abbiamo invitato tutti, io posso fare tantissimi nomi di gente di destra che era stata invitata e che non era disponibile, quindi sono rimasto, ecco, un po' perplesso da questo tipo di comunicato, e comunque rispetto assolutamente. Però secondo me è anche giusto che finché lo organizzo io, ecco, posso essere anche libero di non invitare un euroscettico, ma e dico in questo caso, però non c'è stato questo tipo di scelta, perché sono stati invitati, posso fare il nome del ministro Tremonti, ex ministro Tremonti, che non mi sembra un comunista, che era stato invitato ma non era disponibile. Ecco, però se noi andiamo a guardare la produzione letteraria più importante, i libri che più se apriamo i 3 inserti diciamo culturali del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera e di Repubblica, diciamo i 3 inserti di libri più importanti, e apriamo e vediamo le classifiche, ecco, questo tipo di libri, questo tipo di autori a cui si fa riferimento nel comunicato non sono presenti. Ma questo non vuol dire che non vanno invitati perché non sono presenti, ecco, questo voglio, però non ho trovato niente di interessante sull'argomento appunto è stato, se si va indietro nelle nostre edizioni sicuramente non ci si può accusare, ecco, perché sono stati invitati, ecco, persone di tutti, parlamentari di Forza Italia sono stati nostri ospiti, appunto Fusaro, Giulietto Chiesa, che non, cioè, voglio dire, tutte le posizioni, ecco, di ogni tipo, insomma, non. Bene, allora adesso cerchiamo di approntare una sorta di guida con un piccolo vademecum per chiunque magari non sia mai venuto, perché sono tanti che conoscono a tutto volume, ma ovviamente speriamo che ci siano sempre persone nuove, no? E allora in questo mare magnum, in questo concentrato di decine di eventi in 4 giorni e in tanti luoghi,
Chiunque avesse proprio fame di un evento del genere, volesse ottimizzare il tempo e cercare di prendere quanto più sia possibile, come deve muoversi? Allora, è un'accusa che ci rivolgono in tanti. Ah, mi sono perso quell'autore perché in contemporanea c'era. E chiaramente per fare 40 incontri in 4 giorni, specie con le temperature di questi giorni, per cui le mattine e il primo pomeriggio sono chiaramente esclusi, quindi noi iniziamo alle 6:30, finiamo a mezzanotte, ma la fascia è quella, non possiamo andare oltre viste le alte temperature. Quindi la cosa che dico io è: venite alle 18 in piazza San Giovanni e il quartier generale. Il quartier generale in piazza San Giovanni e la domenica è a Ibra, in piazza Duomo, in piazza Odierna. Venite alle 18, prendete il programma, vedete l'appuntamento intanto delle 18:30 che vi interessa e poi mentre aspettate che inizia l'incontro vi leggete un po' di sinossi e vedete qual è la cosa che vi interessa di più. Ovviamente qualcosa si perderà perché non... Purtroppo lei consideri che per ogni fascia oraria ci sono da 3 a 5 incontri in contemporanea. Quindi per esempio il sabato alle 20 con 5 incontri è chiaro che sicuramente più di uno interesserà la persona, ma purtroppo non c'è altra scelta. Ma esiste un modo, una modalità, una formula che in qualche modo si sia anche sperimentata nel tempo, quantomeno per conservare, no, ad una sorta di archivio documentale, insomma, tutti questi eventi? Devo dire che è una nostra pecca questa, in effetti non c'è, appunto non ci sono riprese, perché appunto essendo moltissimi incontri, non ci sono riprese, cioè un archivio video, c'è un archivio fotografico ovviamente, di tutto, ma un archivio video non c'è. Ecco. Prima o poi dovrei... Magari in futuro sarà per il secondo decennio. Esatto. Via via che cresce l'evento, insomma, e quindi sì. Potrà appunto... Però abbiamo un ricchissimo archivio fotografico. E ora abbiamo fatto al Salone del Libro, abbiamo anche intervistato tante persone che sono stati ospiti da noi per appunto fare l'augurio dei 10 anni, vediamo ecco prossimamente di proiettare anche queste cose. E c'è una frase che Concita Di Gregorio ha detto molto bella. Lei fece un incontro poco prima di Rodotà in una chiesa alla San Vincenzo Ferreri che straripava, la gente era seduta ovunque, a terra, nei gradini, non sapevamo più dove metterla, un posto bellissimo la San Vincenzo Ferreri, e lei appunto chiedendo un ricordo di Ragusa ha detto questa cosa molto bella, ha detto: quando mi invitano a un incontro e sono stanca, non mi va di andare, dico: ma speriamo, magari è come Ragusa. Ed è stata una cosa molto molto bella. Avrebbe voluto esprimere un complimento. Esatto. E quali sono, a proposito di Ferreri, cioè di San Vincenzo Ferreri, le location più belle? Sì. Allora, la San Vincenzo Ferreri sicuramente è una bellissima location, Piazza Duomo dove facciamo ogni anno tradizionalmente l'incontro di chiusura, è bellissima, i negozianti mi dicono che sembra la festa di San Giorgio per quanta gente c'è. Detto da loro vuole essere un complimento, sì, infatti. Una comparazione importante. In effetti quando quest'anno ci sarà una nuova ditta che mi fornirà gli impianti audio, no? E quando gli ho detto che si trattava di una manifestazione di libri, chiaramente pensava ecco, a dei piccoli impiantini. Quando ha visto le foto, ha detto: ma neanche in certi concerti c'è tutta questa gente. E quindi, allora dicevo, a Ibla non ne mancano, San Vincenzo Ferreri, Giardini Blei, Piazza Duomo, Piazza Pola, Piazza Chiaramonte. E a Ragusa c'è Piazza Poste, Piazza San Giovanni, il sagrato della cattedrale di San Giovanni, due angoli della Via Roma, il cortile della Prefettura, il ponte dei Cappuccini e quest'anno per la prima volta Piazza Cappuccini, che è stata rifatta recentemente, la useremo come location, perché noi siamo alla continua ricerca di nuovi spazi. Rispetto ad un impegno così ambizioso, così gravoso, visto che poi farlo riuscire al meglio ovviamente a quel punto diventa una esigenza, una necessità, le istituzioni pubbliche, ma tutti gli attori anche sociali sul territorio in questa 10ª edizione, visto che appunto è anche più importante del passato, sono stati, sono all'altezza, hanno fatto il massimo? Cioè, Il massimo no. Il massimo, insomma, qualcuno chiederebbe sempre, ognuno di noi, se appunto
io cerco sempre di trasmettere il mio entusiasmo e fare capire quanto è importante anche economicamente questa manifestazione per tutto il territorio. E quindi il massimo non lo so, però ecco, non posso lamentarmi né dal punto di vista istituzionale né dei nostri partner privati, delle istituzioni, assolutamente, insomma, penso che anche la regione più degli altri anni ha fatto la sua parte. Credo che, insomma, ormai abbiano capito che, ma anche il ritorno proprio economico, al di là degli aspetti, ecco, più culturali o, se vogliamo, così effimeri e di bellezza, di come è bello vedere Ragusa così viva. Infatti, a volte tutti mi fanno un complimento che è un complimento, ma un po' fa male, no? Non sembra di essere a Ragusa, non sembra di essere in Sicilia, come se in Sicilia dovessimo per forza organizzare le cose male, no? Allora, quando dicono non sembra di essere in Sicilia, perché non sembra di essere in Sicilia? La Sicilia non è forse la patria della civiltà? Però queste frasi sono anche molto importanti e andrebbero un po' analizzate così in tutti i possibili aspetti. Magari facciamo solo qualche esempio. Intanto non sembra di essere a Ragusa. Non so se io sbaglio nella esegesi di questa frase, ma intanto c'è un primo aspetto. Ragusa è fredda. Ragusa partecipa poco alle cose, Ragusa è sempre vuota, a parte Ibla, ma perché è anche un centro turistico, la sera dopo una certa ora non c'è nessuno, cioè sembra che non ci sia una comunità. Quindi se Ragusa riesce invece a fare tutto ciò per a tutto volume, è chiaro che è un fatto straordinario, cioè che va un po'. Ma infatti io faccio sempre la foto di Piazza San Giovanni alle 9 del giorno prima e alle 9 di a tutto volume per fare vedere, insomma. Sì, ovviamente il centro storico di Ragusa purtroppo soffre, ecco, quindi vedere la via Roma alle 10 di sera quando non c'è a tutto volume, vederla quando c'è a tutto volume, in effetti fa scaturire la frase non sembra di essere a Ragusa. Ma è bello anche perché c'è gente che alcuni, per esempio molti, quando facciamo gli incontri al giardino del seminario, cioè, alcuni non c'erano mai entrati. Ma abbiamo dei posti così belli a Ragusa, quindi anche per i ragusani è una riscoperta delle bellezze che hanno, e voglio dire anche c'è un orgoglio proprio del voler ospitare bene anche da parte dei ristoratori, degli albergatori, il fatto di avere personaggi così importanti che comunque poi vanno a comprare nei negozi, mangiano, stanno lì, dormono. Chiaramente c'è anche una voglia, no, della città di esprimersi al meglio, e devo dire che davvero da questo punto di vista non posso lamentarmi, ed è molto cresciuta. Io ricordo 10 anni fa l'offerta turistica e alberghiera era nettamente inferiore, sia come tipo di, sia qualitativamente che anche quantitativamente, ecco. L'appeal di Ragusa turistico è cresciuto, voglio dire, al di là della manifestazione, io i primi anni mi dicevo ma dov'è Ragusa, come si arriva a Ragusa, cioè, sembrava, oggi alcuni vengono solo per, io ricordo Mentana, cioè venne, aveva già prenotato al Duomo senza dirci niente, perché lui venne non per noi, lo posso dire, venne per Ciccio Sultano. Evidentemente la fama appunto del Duomo di Ciccio Sultano, esatto, appunto, come è normale che sia anche con le guide, con le stelle Michelin. Ma da questo punto di vista che cosa noi potremmo valutare in termini di presenza? Nel punto più alto finora raggiunto nelle 9 edizioni, quante presenze ci sono state secondo la stima così che avrete fatto? Da noi c'è sulle 18-20 mila, ecco, questa è una stima. 20 mila, magari cercate di andare oltre, sì, questa, allora, volta. Diciamo che senza tema di, senza nessun timore di essere smentito, e c'è stata una crescita costante, ecco, quindi incrocia le dita, magari quest'anno c'è il crollo, però voglio dire finora, ecco, la prima, la seconda è stata più grande della prima e via via, quindi ogni anno ma più che altro credo sia legato al gradimento da parte delle persone, comunque chi viene da tutto volume ritorna. Quindi ci sono quelli che tornano sempre. Ci sono 20.000 e più qualcuno, esatto. speriamo. Quindi qualcuno, ecco, c'è sempre. Fermiamoci ai 20.000 che ci sono stati, diciamo, nella ipotetica edizione, magari l'ultima, insomma, con maggiore, sì, partecipazione. Questi 20.000 chi sono? Sono tutti cultori di libri, che siano del luogo o che siano turisti? O comunque nella immagine complessiva generale, nel clima di coinvolgimento, nel clima di responsabilità comunitaria positiva che questo grande evento avrà innescato anche in chi abita nel territorio, come dire, anche se i libri non sono proprio il punto più alto del proprio interesse, magari hanno fatto da stimolo queste motivazioni? Allora, sicuramente c'è una base che è quella che ci segue dal primo anno. Alcuni mi hanno scritto in questi giorni, guarda che io non ho mancato nessuna giornata di nessuno dei 10 anni.
Quindi c'è sicuramente una base di, appunto, di gente che ama leggere. Noi abbiamo fatto un anno anche un'indagine, abbiamo dato anche un questionario, abbiamo fatto una stima, abbiamo fatto distribuito 500 questionari in giro per vedere anche la provenienza, il livello socioculturale, eccetera. Quindi c'è sicuramente una base forte, ecco, di docenti, di studenti, di appassionati di libri, eccetera. Però chiaramente, essendoci anche molti personaggi, diciamo autori che un po' si discostano dallo strettamente letterario, quindi anche giornalisti che si vedono in TV, qualche attore, qualche cantante, la base si è molto allargata. E poi, come dico sempre io, ecco, tra virgolette, fa figo, ecco, venire da tutto volume, è comunque un momento di festa collettiva. Quindi sicuramente chi viene da fuori è un appassionato di libri, un forte appassionato di libri, ma il cittadino ragusano della provincia è anche qualcuno che vuole venire proprio a partecipare alla festa, a dare un senso della testimonianza di questa. E comunque va bene, assolutamente, perché comunque, vedo, magari uno può venire anche solo per farsi la passeggiata e poi invece essere attratto da un argomento, da un autore, scoprire anche autori che non conosce, perché l'idea è anche questa, fare scoprire autori che non si erano mai sentiti dire. Magari, infatti, noi stiamo anche attenti a invitare gente che sappia anche proporsi in un certo modo al pubblico, perché naturalmente ci sono incontri dove sono 500, 600, 700 persone, per cui al di là del saper scrivere ci interessa anche invitare autori che abbiano anche un approccio, ecco, facile, tra virgolette, E al a grande proposito, pubblico. alcuni quindi di questi autori si sono proposti anche per coordinare, per Sì. presentare, diciamo, i singoli incontri. Segno che appunto, come dire, a tutto volume è un brand già importante, no? Sì, ma addirittura mi dico, visto che sono lì per il libro, usatemi, perché allora noi diciamo che rispetto ad altri festival proponiamo questa formula della vacanza, cioè noi garantiamo 4 giorni di soggiorno e con la Tutti famiglia. vengono Tutti gratis, non vengono vengono remunerati. gratis, assolutamente. E vengono gratis e vengono alcuni con la famiglia, e per 3 o 4 giorni. E quindi, essendo qua, dice: ma usatemi mentre sono qui, oppure magari vedono che c'è in programma un amico, qualche autore con cui hanno collaborato, allora dice: se volete, sono a disposizione. E noi, insomma, siamo ben lieti. Nella decima edizione 2019, se volessimo pensare ad un solo nome tra quelli che saranno fisicamente presenti, come dire, quello che può così esercitare il fascino più alto, No, chi vabbè, pensare? No, non evitiamo questo giochino. eviterei, no, assolutamente. Avrei voluto, invece, avrei voluto almeno, diciamo, con un video, qualcuno che, ecco, secondo me era molto importante, che era Camilleri, che secondo me era importante che ci desse anche una, però chiaramente le sue condizioni di salute, Anche a ovviamente. Roma esce pochissimo, Eh credo, sì, no, effettivamente non viene assolutamente, lo affatto. Cioè. sappiamo, quindi, però è diciamo, un cruccio che mi è rimasto, perché per l'importanza che ha avuto per il nostro territorio, anche per il suo ruolo di intellettuale scomodo, siciliano che comunque prende posizione, ecco, mi sarebbe molto piaciuto. Ci abbiamo provato in tutti i modi, devo dire, perché se no poi mi arrivano le mail: come mai non invitate Camilleri, come mai non invitate Baricco? Ma non è che non Eh li sì, perché invitiamo, è certo, che chiaro. molto, Beh, alcuni, Baricco però potrebbe venire, quello lui l'abbiamo Camilleri veramente giustificato, corteggiato Baricco no, parecchio, Baricco no, l'abbiamo insomma. corteggiato parecchio. Speriamo il prossimo anno. Speriamo che qualche volta si convinca. Certo, Camilleri nella versione nazional popolare sarebbe anche, come dire, il primo cittadino di Sì, esatto, quindi Bigata. per questo più che altro ci tenevo, fra l'altro perché ci proviamo anche proprio dalla prima edizione. Bene, per chiudere allora intanto grazie ad Alessandro Di Salvo, Grazie ma in tutto questo contesto, come dire, il fattore economico-turistico viene percepito, è stato elaborato a sufficienza da tutta la comunità, dagli operatori direttamente interessati, anche loro insomma fanno qualcosa, fanno la loro parte, a te. Sì, cioè credendo nell'evento senza, diciamo, la certezza di un tornaconto e senza piegarsi all'interesse particolare. Cioè. no, assolutamente. Devo dire che da questo punto di vista la collaborazione è massima, anche perché, insomma, non c'è la certezza, ma c'è la quasi certezza, perché hanno l'esperienza del passato. Poteva essere difficile i primi 2 o 3 anni, ma insomma i ristoratori mi fermano per strada per ringraziare, perché noi addirittura abbiamo anche difficoltà a trovare posto per i nostri ospiti negli alberghi. E addirittura io prenoto tutto un ristorante
prenoto per intero un ristorante per i nostri autori perché è impossibile sedersi a mangiare. Ma devo dire anche impossibile trovare posto agli incontri. Ecco, finora il tutto esaurito è sempre stato ovunque, negli alberghi, nei ristoranti e agli incontri. Insomma, speriamo sia così. È una cosa che mi piace tantissimo fare e credo che quando si fanno le cose con passione, insomma, poi i risultati arrivano, ma c'è una collaborazione generale. Ecco. Lei pensi che abbiamo noi un programma collaterale, quello delle iniziative autogestite, che sono, diciamo, iniziative che vengono dal territorio, e sono altri 40 incontri. Cioè, quanto il programma principale, c'è un programma collaterale, quindi con i Rotary, i club service, le associazioni, le librerie, che si organizzano autonomamente per fare altri incontri legati ai libri, e sono diventati tanti quanto quelli del programma principale, quindi insomma più di 80 incontri. Da giovedì a domenica sera, insomma, non c'è che bene, da divertirsi. Bene, allora, dopo questo primo decennio che in effetti taglia il traguardo con questa edizione, speriamo che ce ne siano tanti altri, sempre in crescita, come è sempre stato finora, perché oggettivamente a tutto volume è una splendida realtà, nata da un'intuizione, forse anche così. Abbiamo parlato la volta scorsa, abbastanza casuale, ma comunque sì, frutto sì, di una coscienza importante che è riuscita a tradurre delle idee in fatti concreti, e questo non accade sempre. Bene, grazie ad Alessandro, grazie Di Salvo, ideatore e direttore artistico di A Tutto Volume, che giovedì apre i battenti, la 10ª edizione, fino a domenica prossima a Ragusa, capitale del libro in Italia. Grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con Il Fatto del Giorno.